Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ciao bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente nella nuova serie che avevo intenzione di portare, che chi mi segue da tempo saprà già che avevo appunto intenzione di portare. Bene sì ragazzi, benvenuti nel primo episodio di Diario di un maturando disperato. Ma di preciso, cosa che andremo a fare in questa serie? Che cos'è? È il diario di un maturando disperato, quindi ovviamente vi guarderete tutte le mie settimane, giornate, mesi, anni, eccetera eccetera, di studio per la maturità. Praticamente oggi è esattamente il 22 di dicembre, domenica, e sono le 3. Ho iniziato alle 2 dopo aver finito di mangiare a iniziare i compiti per le vacanze. Per il momento ho fatto solo storia dell'arte. Voi direte, ma se hai appena iniziato le vacanze, perché stai già facendo i compiti delle vacanze? Perché non ho niente da fare, cioè mi scoccio ragazzi, non so come impiegare il mio tempo, sono 2 giorni che qua a Napoli diluvia come non so che cosa e non possiamo neanche quasi uscire di casa. Quindi sto impiegando il mio tempo in qualcosa di produttivo. In questo momento ho appena finito di fare arte, quindi storia dell'arte anzi, e quindi devo iniziare a prepararmi per l'interrogazione del 7 di gennaio, perché io ovviamente con il panettone in bocca e il libro di storia italiano nell'altra mano faccio i compiti, mi pare giusto, no? Ho questa interrogazione in italiano il 7 di gennaio dove devo portare letteratura e storia. Quindi devo collegare la letteratura alla storia e abbiamo già anche gli argomenti di cui parlare. Io penso di portare il positivismo con le 2 rivoluzioni industriali e con Giosuè Carducci. Il problema principale è che noi dobbiamo impuntare insomma questa interrogazione riguardo il concetto di natura per Giosuè Carducci eccetera. Quindi ovviamente non sarà una cosa semplice da fare. Ma Alexa, stop. Sì, intanto avevo il sottofondo musicale del pagante, però lasciamo stare. E comunque, dicevo, non sarà una cosa semplice da fare, ma sarà anche abbastanza complicata. Infatti io non ho ben capito come vuole che noi strutturiamo questa interrogazione, ma farò del mio meglio per riuscire a farlo. Ovviamente non vuole le stesse parole del libro, quindi le informazioni le prenderò un po' dal libro, un po' da internet e farò un mega riassuntone di tutto quello che conosco su questi argomenti e mi preparerò al meglio. Ovviamente dovrò dare una lettura veloce, comunque una studiata veloce anche alle altre cose che ci ha detto, perché più o meno è sempre tutto collegato, quindi potrebbe farci la domanda anche su magari leopardi oppure su, non lo so, su quello che viene dopo, tipo la scapigliatura eccetera, e anche la Belle Époque per quanto riguarda invece storia. Quindi ragazzi, niente, vi aggiorno più tardi. Però questo è il primo episodio di Diario di un maturando disperato che io sto registrando adesso, che è il 22 di dicembre, ma che probabilmente voi vedrete come video dopo quello dello speciale di Capodanno, quindi a gennaio. Intanto, giusto per farvi una panoramica generale, questo è il mio libro di letteratura, che è un mattone, i colori della letteratura 3, guardate quanto è spesso, cioè dovete vedere quanto è spesso, praticamente così è spesso. E qua stavo guardando l'indice per capire dove è la roba che devo studiare. Qua c'è il mio computer che mi ha aiutato per fare arte prima, con il mio video in sottofondo così faccio minuti di visualizzazione. Questo è il mio portapastelli, quella Alexa che fino a poco fa stava riproducendo musica, e qua sotto c'è il mio quaderno dove andrà scritto questo riassunto. Mentre di qua c'è un altro bordello esagerato tra le mie cuffie, il quaderno di arte che ho appena finito di fare arte insomma, e il libro di storia che mi servirà dopo per continuare a fare questo mega riassunto. Bene, quindi io direi che inizio a studiare qualcosa, a fare qualcosa almeno, e poi ci rivediamo. Probabilmente farò anche una mappa concettuale alla fine, perché altrimenti non ci capirò niente nemmeno io, però vedremo come strutturare questa interrogazione. Ovviamente una volta che la farò vi darò qualche aggiornamento riguardo la mia sanità mentale. Non mi ricordo più quando è che avevo iniziato esattamente a fare questo riassunto, ma niente, ho fatto 2 pagine e mezzo per il momento e ancora non sono neanche a metà. Ovviamente mi manca il resto di Carducci da fare e poi la differenza tra le 2 rivoluzioni industriali, che ovviamente devo collegare a letteratura, quindi ci vorrà anche un'altra introduzione tra virgolette. Penso che adesso mi prenderò una pausa perché sto davvero morendo, sono le 5:30, se non sbaglio ho iniziato a fare letteratura alle 3 e appunto non sono nemmeno a metà dell'opera quasi. Ovviamente ci ho messo tutto questo tempo non perché io non abbia voglia di farlo, cioè la voglia non c'è, però comunque c'era la voglia di finirlo il prima possibile.
vedere. Solo che ovviamente non ci sono riuscita, poiché dato che sto facendo un collage di varie informazioni prese sia da internet che dai libri, è un casino riuscire a collegare il tutto in modo che abbia un senso logico. Quindi ovviamente ho dovuto rileggere le cose più volte, rivedere vari errori che avevo commesso, insomma, nella scrittura, eccetera, e capire come volevo mandarlo avanti, in che direzione. Per adesso direi che sono abbastanza soddisfatta di come sta avvenendo. Spero che piaccia anche alla mia professoressa di italiano, perché altrimenti io mi ammazzo e faccio prima. Quindi sì, continueremo con Carducci e le due poesie che devo portare insieme la prossima volta, con anche le due rivoluzioni. Ma per adesso direi che veramente mi prendo una pausa e mi vado a vedere qualche serie da Netflix, eccetera, perché davvero non ce la faccio più. Però dai, sono già a un buon punto, quindi sono già contenta di aver iniziato questa cosa, così almeno non rischio di portare tutto all'ultima settimana di vacanza, che poi devo fare le corse per finire tutto. Almeno, anche se me lo voglio studiare appunto durante l'ultima settimana, ho già preparato tutta la parte scritta, quindi devo solo impararla poi a voce. E niente, ci aggiorneremo più avanti. Un consiglio che posso darvi per lo studio è quello di focalizzarvi su un'unica cosa al momento, quindi se state studiando ovviamente lasciate da parte il vostro telefono e ogni tanto prendetevi delle pause, quindi per esempio studiate per 2 ore, poi fate una bella pausa di una mezz'oretta, magari anche un'ora, e poi riprendete se dovete necessariamente farlo in quel momento. Se invece studiate per un periodo più lungo, quindi per esempio avete più giorni a disposizione, studiate un'oretta al giorno e vi troverete molto meglio e sarete molto più rilassati. Ma ciao, bentornati sul diario di un maturando disperato. Allora, oggi è esattamente il 29 di dicembre e sto continuando a fare il famoso riassunto di storia e italiano misto. Già, bel modo, non di passare le vacanze? Bellissimo. Tra l'altro in questi giorni ho lavorato tantissimo agli altri video che avete già visto, che comunque vedrete prossimamente, quindi bene così almeno mi trovo un lavoro fatto. Ragazzi, ormai è buio, sono le 5:10, ma io ho appena finito. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, diciamo quasi 5 pagine e mezzo di riassunto da dover studiare dopo Capodanno, ovviamente, perché adesso direi che mi godo un po' di meritate vacanze. Quindi, che dire, vi farò sapere poi come andrà questa interrogazione, se piacerà o meno alla mia professoressa, e niente, noi ci vediamo nel prossimo episodio di Diario di un maturando disperato. Spero che questo video vi sia piaciuto, se cosa è stato mi lascia un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto, e noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video. Bella!